Buonasera a tutti, sono le 19.11, dichiaro aperta l'odierna seduta del Consiglio Comunale di Casoli. Passo la parola alla Presidenza dei 5 per l'appello. Prego, dottor. Iberino. Presente. De Pedro. Presente. De Luca. Presente. Polano. Presente. Martà. Carafa. Presente. Ritorno. Presente. Pietro Paolo. Orsini. Presente. Barrella. Allora, il consigliere Barrella ha comunicato che questa sera per motivi familiari non potrà essere presente e quindi di informare l'assemblea a proposito. Giuliano, presente. Nasuti, Angini. Presente. Possiamo iniziare regolarmente il consiglio, passiamo al primo punto dell'ordine del giorno che ha come oggetto letture d'approvazione. Precedente seduta consigliare del 28 giugno 2021. Le delibere sono state regolarmente depositate e se non vi sono osservazioni vediamo approvate all'unanimità. Passiamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno che ha come oggetto variazione al bilancio di previsione finanziario 21-23, assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021. Articolo 175,2 e 193 del decreto legislativo numero 267-2000, applicazione avanzo di amministrazione. Parola al vice sindaco, dottor De Pietro. Prego. Grazie Presidente, così come ha ricordato la delibera che è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale, prende in considerazione quindi una variazione di bilancio, l'assestamento generale di bilancio e l'applicazione di una parte della base di amministrazione. Sappiamo che entro il 31 luglio di ciascun anno il Consiglio Comunale deve verificare l'attuazione del proprio programma e in più viene effettuata quella che viene definita la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, a fine di assicurare il mantenimento del bilancio. Nelle settimane scorse il dirigente del settore finanziario ha chiesto ai vari responsabili di settore la situazione dell'ente e con una nota i responsabili hanno comunicato l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio, l'assenza di debiti fuori bilancio e l'adeguatezza delle previsioni di entrate e di spesa per l'andamento della gestione sia per i lavori pubblici anche in considerazione delle variazioni che vengono riprodotte, che vengono prese in considerazione questa sera. Poi è necessario per quanto riguarda le variazioni di bilancio effettuare queste variazioni perché è necessario adeguare i capitoli di bilancio relativi alle spese del personale dei nostri dipendenti ai fini dell'attuazione delle progressioni economiche orizzontali attraverso lo scopo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi. Devono essere inoltre aumentate le previsioni di entrata relativamente ad alcuni capitoli per i cui già risultano acquisite maggiori somme, quindi queste somme sono già state incassate. E poi di poter destinare le economie di spesa scaturenti dal non utilizzo degli stanziamenti alla copertura di quelle spese che si renderanno necessarie per concludere questo esercizio finanziario. Inoltre, così come ho detto prima, è necessario procedere all'avanzo all'applicazione dell'avanzo vincolato di amministrazione per il fondo Covid per l'importo di 7.080 euro al fine di destinare parte di queste somme all'acquisto di un gazebo per il centro vaccinale e per l'acquisto di un sistema di video streaming per le riunioni comunali da remoto. Quindi sottopongo l'approvazione del Consiglio Comunale la seguente delibera. Quindi, dice che ho premesso,
delibera di applicare al bilancio di previsione finanziaria 21-23 annualità 2021 l'avanzo di amministrazione risultante dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 relativo a fondi vincolati per un importo di 7.080 euro. Di dare atto che sulla base di quanto disposto dal precedente punto 1 l'avanzo di amministrazione residuo risulta per un totale di 1.861.416 di cui 179.733 di avanzo libero. Di apportare al bilancio di previsione finanziario 21-23 le variazioni di competenze di cassa di cui ho parlato prima e che risultano analiticamente indicate nell'allegato B. Inoltre dobbiamo accertare il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio di bilancio. E poi dobbiamo dare atto che non sono stati segnalati debiti con il bilancio e che il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato all'andamento della gestione. Poi, Presidente, per un'altra votazione chiedo che la seguente delibera venga dichiarata immediatamente esigibile a fine di rendere disponibili le risorse che sono oggetto di variazione che sono necessarie per questo anno. Grazie. Grazie di Gesù. Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi possiamo passare anche, se volete, la dichiarazione di voto. Neanche? Non vede. Passiamo alla votazione vera e propria. Chi è favorevole al punto numero 2 dell'ordine del giorno che ha come oggetto variazione al bilancio di previsione finanziario, assestamento generale di bilancio e salvaguardia, applicazione avanzo di amministrazione, chi è favorevole? No. Chi è contrario? Chi si astiene? Con ulteriore votazione si chiede l'immediata esecutività di questo provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? La delibera approvata. Ringrazio per la partecipazione, non vi sono altri argomenti all'ordine del giorno e dichiaro chiusa la seduta. Buona serata. Grazie.